Benvenuti alla video recensione de Le Ganze, un B&B situato a Ceprano, peraltro molto vicino all'omonima uscita autostradale. L'albergo ha un ampio parcheggio, davvero abbastanza ampio, che poi continua con un'area campeggio, davvero molto bella, molto ampia. L'albergo, che più che albergo in realtà è un ristorantino con delle camere, quindi inquadriamolo meglio, ha dei prezzi molto onesti. State vedendo qui qualche piatto che ho gustato in questi giorni. Ci stanno, sono buoni, economici ed accessibili, come peraltro tutta la struttura, anche a livello di camere, è abbastanza comoda ed accessibile. Per darvi un'idea, io ho preso una singola, che poi non è proprio una singola, ma adesso ci arriviamo, ad 80 euro per 2 notti, sì, con colazione inclusa. Quindi non è malaccio, ma ci sono tanti ma. Infatti, se da un lato la camera, questa camera, è molto ampia, abbastanza ben attrezzata, lo stesso non si può dire per lo stato in sé della camera. E vi farò vedere direttamente di che cosa sto parlando, perché il problema è sempre lì. Per me ci sono degli standard sotto i quali non si può andare. Io infatti non mi spiego come questa struttura abbia su Booking un rating di 9. Cioè, attenzione, la struttura non è pessima, però 9 su Booking è davvero tanto. Ma iniziamo dai pro. Tra i pro abbiamo sicuramente il wifi, la struttura è coperta da wifi con internet che funziona abbastanza bene, in maniera abbastanza veloce. Lo staff è davvero ottimo, gentilissimo. Quando sono arrivato qui mi era stata assegnata una camera che semplicemente non avevo prenotato, perché io avevo preso una camera con bidet. Nella camera che mi avevano assegnato, peraltro, quando sono arrivato alle 12:30 circa, c'era ancora la signora delle pulizie che sistemava, quindi organizzazione bene ma non benissimo, ma soprattutto la camera era sbagliata. Poiché non c'era il bidet, sono andato a segnalare la cosa, mi è stata immediatamente data un'altra camera, peraltro cambiata con una tripla, perché questa è una camera tripla, che adesso vi faccio vedere. Prima di passare alla camera, due cose. La prima è che ho lasciato tutto esattamente per come lo lascio normalmente, di modo da farvi anche vedere che spazi ci sono dove mettere i propri effetti personali. In secundis, il titolo di questo video vi posso assicurare essere molto azzeccato. Adesso ve ne renderete conto. Questa struttura è come se fosse un lavoro in corso, nel senso che convivono cose molto moderne con cose molto antiche. Cioè, c'è questo miscuglio che però stona. Diversamente, infatti, rispetto a quanto detto in altre strutture, dove questo connubio si vedeva che era studiato, che era voluto, qui invece c'è una sorta di ristrutturazione in corso, durante la quale non hanno chiuso la struttura e quindi stanno rinnovando, mantenendola aperta, e probabilmente questa cosa si sta prolungando oltremodo nel tempo. Iniziamo dalla porta. Allora, questa è la porta d'ingresso alla camera, che come vedete da qui in questo modo. Qui abbiamo dei faretti sul tetto, quelli bianchi mi sembrano dei pannelli, e la prima criticità. Notate qualcosa di strano? L'ingresso della chiave è storto. Ora, cosa vuol dire che è storto? Vuol dire che proprio è montato male, non è una questione di questa parte qui, è proprio l'ingranaggio montato storto. Questo genera qualche problemino con l'ingresso della chiave, l'apertura e la chiusura della stessa, quindi non comodissimo. Potrebbe essere una metodologia antifurto, ma non credo. Qui abbiamo gli interruttori e questa è la porta del bagno. Faretti. Questa è la porta del bagno. Bagno che è enorme. Il bagno è semplicemente enorme. Quando vi dicevo che qui è una sorta di lavoro in corso, intendevo anche questo. Vedete, c'è la predisposizione, evidentemente per una lavatrice, che in questo momento non c'è. Bagno che, al contrario della porta, è stato evidentemente fatto da poco. Vedete com'è fatto davvero bene. Iniziamo dalla doccia. Questa è la doccia, davvero molto buona, ampia il giusto, funzionale,
con il set di cortesia, e poi abbiamo questo elemento di riscaldamento, cambio tovaglie che viene effettuato ogni giorno, promossi, bidet funzionale, buono, né troppo piccolo né troppo grande, ci sta, WC, anche questi vedete i sanitari sono abbastanza nuovi, WC, solita cassettina dell'acqua dentro il muro, e poi abbiamo questo. Come voi ben sapete, io non sono per nulla un fan dei fazzolettini. Quando sono arrivato, questo rotolo non c'era, ma ne ho trovato uno molto piccolo lì dentro, quindi sì, segno che non era stato cambiato. Stamane, essendo quasi terminato il rotolo di carta igienica, senza che io dicessi nulla, quando sono venuti a cambiare le tovaglie hanno messo anche un nuovo rotolo, quindi davvero ottimo. Io continuo a non farmi andare giù questi, per me questi sono poco funzionali, poco igienici, non li trovo per nulla utili, viva la carta igienica. Poi qui abbiamo altre tovaglie, finestrone, che come vedete in questo momento dà sul temporale, preferisco tenerla chiusa perché evidentemente qui nelle vicinanze ci deve essere qualche caldaia, qualcosa, insomma, entrano pessimi odori di gas, ieri qui era una puzza di gas continua. Abbiamo qui un piccolo mobiletto con bicchierini, qui abbiamo altro kit di cortesia, e luci che si accendono da qui. Il mobiletto è buono, anche questo molto funzionale, il lavandino funziona bene, altro set di cortesia. Poi abbiamo il phon ovviamente a muro, piccolino ma molto funzionale e potente. E dal bagno passiamo alla camera da letto. Qui c'è un piccolo cestino, qui ci ho messo l'ombrello perché fuori, come avete visto, c'è il diluvio, e questa è la camera da letto. Come vedete è una tripla. Andiamo con ordine perché qui ci sono un po' di cose da dire. Innanzitutto vedete anche qui pannelli, ma iniziate a capire che qui dentro ci sono un po' di problemini che non vengono sistemati. In ogni caso troviamo questo mega armadio con dei cassetti, qui ci sono altri cuscini, altre coperte, insomma tutto quello che serve, tutto ciò che è necessario. La camera è molto calda. Letto numero 1, letto numero 2, letto numero 3. Letto comodo e giusto, morbido in maniera corretta, non ci affondi ma non è nemmeno una lastra di pietra. L'unica cosa, non so se è perché sono abituato io al letto matrimoniale, ma l'ho trovato un po' strettino. Non lo so, io non sono così tanto grande fisicamente, però l'ho trovato strettino come letto, ma potrebbe tranquillamente essere una mia impressione. Qui abbiamo una panca dove io ci ho appoggiato il caricatore dello smartphone, perché qui la presa c'è. E parlando di prese, voi vi starete chiedendo perché non l'hai messo qui, perché qui la presa non c'è. Ma perché qui la presa non c'è? La risposta a questa domanda è la medesima per la quale io non sto dormendo in questo letto, dove invece ci ho appoggiato le mie cose, ma sto dormendo lì. Vi faccio vedere, perché questo secondo me è molto grave. Vedete quella scrivania lì? Quella scrivania lì non c'entrerebbe niente con il resto della camera. Perché mettere lì una scrivania? Perché questa scrivania nasconde una cosa, che non è pur, non sono purtroppo soldi, non è qualcosa di bello, né tanto meno di positivo. Iniziate a guardare qui, mi vedete com'è? Se io sposto questa, quello che si cela dietro è qualcosa di allucinante. Cioè, ragazzi, questo è quello che questa scrivania, che non c'entra assolutamente nulla all'interno della camera, cela. La cosa incredibile, vedete anche poi le tende come sono combinate, che questa cosa è nascosta in teoria dalle tende così. Cioè io me ne sono accorto perché sentivo un odore strano, ho spostato questa e ho scoperto l'arcano. Io questa cosa la trovo davvero molto scorretta. A parte che una camera in questo stato non dovrebbe essere aperta al pubblico.
grave questa cosa, ma soprattutto non ci sono prese perché normalmente sono chiuse. Sono chiuse perché evidentemente c'è stata un'infiltrazione di acqua, stessa cosa qui dietro, ora non vi sposto ma vedete pieno di macchie. Devo pure dirvi che quando ho dormito qui questa notte, un odorino di umidità da lì arrivava comunque, quindi non è salutare, non è per nulla salutare. Qui poi troviamo altre prese chiuse, una presa lì, un'altra lì. Non capisco cosa possa mai servire una presa su. C'è il climatizzatore che comunque non ho acceso e una TV. Allora, come avete visto, la camera di per sé non è male, se non fosse per queste grandi criticità. A me dispiace dover segnalare queste cose. Non ho chiesto di cambiare nuovamente camera perché francamente il secondo cambio di camera anche no. E soprattutto non ritengo corretto proprio che mi sia stata assegnata questa camera, cioè una camera ridotta così non doveva proprio essermi assegnata. Se non ci sono camere abitabili in un certo modo, non le mettete su Booking, semplicemente non le mettete. Avrei molto più apprezzato che mi fosse detto: guardi, non abbiamo altre camere. Amen, bon. Mi rimborsavano una quota parte per l'assenza del bidet, ma amen, cioè va bene. Lo avrei ritenuto molto più onesto. Per carità, si sono attivati, hanno fatto il possibile, però camere come questa, con quelle criticità, no, cioè no. Anche perché con la scrivania davanti io mi sono sentito bellamente preso in giro. Mi sono sentito preso in giro. Questo è tutto quello che avevo da dirvi, come sempre fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e condividete e per non perdervi nessuno dei prossimi video e la mia consueta onestà non dimenticate di iscrivervi al canale. Questo è tutto, io sono Black Arrow e noi ci vediamo al prossimo video.